redigio.it e la storia continua. L'autunno folcloristico dei Amis. Intenso programma per il gruppo folcloristico della famiglia legnanese, gli Amis. Nella serata di venerdì 16 ottobre sono stati ospiti della trasmissione televisiva. È tutta un'altra musica, presso gli studi milanesi di Tele Lombardia. Particolarmente gradito anche l'invito di domenica mattina, 18 ottobre del 2009, ad assistere presso la sala congressi della famiglia alla premiazione dei vincitori della 27esima edizione del premio Città di Legnano, Giuseppe Tirinnanzi, per la poesia in lingua e in dialetto di matrice lombarda. In tale occasione gli Amis hanno proposto due canti popolari molto conosciuti, La Polenta e Dove te vet o Mariettina. Sempre nella giornata di domenica al pomeriggio, il gruppo ha preso parte alla 17esima rassegna interregionale Gruppi folcloristici. Alla manifestazione organizzata dalla famiglia legnanese con il patrocinio dell'amministrazione provinciale e della città di Legnano, hanno partecipato anche due gruppi ospiti giunti dalla provincia di Novara, Manghini e Manghina di Galiate e il gruppo Mottarone di Sovazza. Tanta allegria con danze e canti della tradizione piemontese, mentre gli Amis si sono esibiti in diverse scenette, vivaci animazioni per i canti di elogio al buon vino legnanese dei Colli di Sant'Erasmo, dando prova di abilità con il ballo degli ombrelli. Calorosi applausi anche a conclusione della rassegna con il canto Amici miei, eseguito da tutti i gruppi insieme sul palco. Infine, nell'ambito del progetto Iris, domenica 25 ottobre, gli Amis hanno partecipato al pomeriggio di intrattenimento presso l'ospedale di Cugiono. E con questo è finito.